Pietro, oggi con l'Udinese una Fiorentina che ha voluto con forza questi tre punti. Sì, no, sapevamo che sarebbe stata una partita tosta storicamente, comunque qui sappiamo che è un campo difficile, sapevamo che anche a livello fisico sarebbe stata una partita dispendiosa, però la cosa più importante era riuscire a prendere i tre punti, ci siamo riusciti e siamo contentissimi. Oltre alla vittoria c'è stata anche, sì, un po' da soffrire, ma anche no, una prestazione di squadra, perché poi venite insomma da due impegni già giocati in settimana e questo è il terzo. Sì, no, ma sappiamo che giocando tre volte a settimana a livello anche nervoso puoi spendere tanto, però siamo stati sul pezzo da subito, abbiamo saputo soffrire e quando c'è questo atteggiamento i risultati arrivano di conseguenza. Senti, tu sei stato protagonista in diverse situazioni e diciamo, no, anche un po' il giocatore in più oggi, no, che ha dato quel quid che poi effettivamente ha dato importanza alla prestazione in generale, ma poi ha portato naturalmente ai tre punti. Sì, no, ma quando esci da questi campi con tre punti vuol dire che comunque si è fatto qualcosa di importante tutti, quindi sono contento della prestazione mia, della squadra e torniamo a Firenze con tre punti importantissimi. Conosciamo la tua umiltà, tieni sempre anche un po' voglia di sminuire, no, la prestazione, ma in realtà dobbiamo dire che oggi sei stato assoluto protagonista. Non si tratta di sminuire, sono così caratterialmente, finita questa partita già pensiamo alla prossima perché è troppo importante. E la prossima è appunto la gara contro il Frosinone, pochi giorni naturalmente per godersi anche questa vittoria e già bisogna andare con la testa al prossimo impegno l'infrasettimana di campionato. Sì, anche perché ci aspetta una trasferta difficile con il Frosinone che sta facendo benissimo, quindi dobbiamo recuperare le energie e farci trovare pronti anche lì. Chiudo dicendoti, è una Fiorentina che diciamo è a quota 10 punti, forse un mezzo passo falso in casa con quel pareggio con Lecce, anche se poi insomma il Lecce lo vediamo lassù in alto, si può, no, pensare sicuramente positivo, ci sono energie positive tra voi. Sì, no, ma sappiamo che ogni anno dobbiamo cercare di fare quello step in più, stiamo lavorando sodo per questo, tutti quanti si stanno facendo trovare pronti, c'è la collaborazione di tutti e quindi sappiamo che quest'anno dobbiamo alzare ancora di più l'asticella e dobbiamo passare attraverso queste vittorie. Abbiamo visto molto soddisfatti i tifosi viola venuti qua a sostenervi dopo la trasferta in terra belga, soddisfatta anche la dirigenza e soprattutto il presidente Rocco Commisso che poi è passato da voi in spogliatoio. Sì, no, ma l'ambiente è compatto, è sempre stato così, i tifosi ci seguono ovunque, sono una spinta eccezionale, quindi dobbiamo continuare così, remando tutti dalla stessa parte perché abbiamo bisogno di tutti. Grazie Pietro. Grazie.